Ultimo video per quanto riguarda la stagione 2023-2024. Nel complesso, diciamo di poter dare benissimo un bel set, nonostante tutto, nonostante la delusione nei playoff per non essere andati avanti. Che dire? Una stagione segnata da tanti alti e bassi, soprattutto nell'ultima parte dove c'era da spingere di più, perché in un certo momento eravamo anche secondi in classifica, che ci garantiva la Serie A diretta. E invece, complice un po' l'andamento dei giocatori, un po' Corini e poi Mignani hanno fatto un pochino gli sbruffoni. Diciamo che è andata come sappiamo, soprattutto Corini, anche se oggi col senno di poi posso solo dire grazie a Corini, perché nonostante un gioco non brillante, nonostante delle partite da film horror, eravamo secondi in classifica. Eravamo lì per giocarci la promozione diretta. Poi è successo quello che è successo. È andata. Ora, io spero che il City Group si ravveda realmente, perché ora ci vuole realmente il salto di qualità. Si parla anche di cambio di cambi dirigenziali. Infatti è andato via Rinaldo. E a quanto pare arriverà Petrachi, direttore sportivo ex Torino e, se non ricordo male, ex Genoa. Poi sì, per quanto riguarda la panchina, risoluzione consensuale con Mignani. E ora c'è in lotta uno tra, cioè per il posto di allenatore, la scelta a quanto sembra è a due tra Zanetti, Paolo Zanetti, che ha fatto un bel campionato con l'Empoli, e Paolo Vanoli, che ha fatto un signor campionato a Venezia. Personalmente, che arrivi, cambia poco, perché anzitutto dobbiamo vedere le idee che l'allenatore vuole portare, perché sì, anche se prima Corini e poi Mignani non hanno sviluppato sto grande gioco, perché parliamoci chiaro, il Palermo non ha avuto gioco, ma su questo è stato coerente dall'inizio alla fine, cioè tra Corini e Mignani non è cambiato praticamente nulla. Si pensava che con Mignani dovesse cambiare qualcosa, ma che non si è visto niente di così eclatante, va. Il campionato, col senno di poi, potevamo fare tranquillamente anche playoff con Corini, e forse sarebbe andata diversamente. Questo non lo sappiamo, perché purtroppo è andata come è andata. Ma io penso che con Corini, sin dall'inizio alla fine, penso che al posto del Venezia ci saremmo noi. Che ripeto, non è stato, non è, con Corini non è che c'era sto grande gioco, però i risultati c'erano. Cioè, se facciamo il conto, anche se diciamo che sono poche le partite per cui fare un confronto vero e proprio,
La media punti parla chiaro. Cioè, con Corigna viaggiavamo alla media di 2,5 punti a partita. Con Mignani 0,70, cioè nemmeno un punto a partita. Quindi, anche se ripeto, non c'è da fare paragone. Perché Corini ha avuto molto più tempo rispetto a Mignani per mettere in assemblaggio la squadra. E non. Vuoi per colpe sue o vuoi anche per colpe anche e soprattutto dei giocatori. Perché se si rema tutti da una parte si va avanti. Arrivato a un certo punto si è rotto qualcosa. Non si è riuscito a capire cosa si è rotto tra Mister Corini e i giocatori, ma si è rotto qualcosa. Ora, vediamo sto City Group che intenzioni ha. Io non voglio fare il bastian contrario, ma quest'anno, lo dico chiaro, se non arriva la promozione diretta, meglio che il City ceda la società. Perché io non sono di quei tifosi che vuole tutto e subito. Non volevo nemmeno che quest'anno si arrivasse subito in Serie A, salvezza tranquilla, o magari vedere scene tipo Leicester subito vincere il campionato. Questo no, però una maggiore attenzione a livello societario sì. Quindi per quanto mi riguarda è l'ultimo anno di fiducia che ho nel City Group. Dopodiché per me sarebbe meglio che cedessero la società, perché se non hanno intenzione di sviluppare. Perché, vero, avranno qualche 10-15 società, per carità. Però, come hanno sempre detto, ogni società deve camminare di pari passo. E sto pari passo io non l'ho, in questi 3 anni non li ho visti. Sì, cioè, si sono visti, si è vista una certa stabilità. Ma una stabilità per la Serie B. Ora parlano di salto di qualità, salto di qualità. Ma quale salto di qualità reale vogliono? Cioè qua se devono. Il vero salto di qualità che loro dicono sarebbe solo la promozione diretta quest'anno e una salvezza tranquilla l'anno prossimo. Poi per il resto non si può parlare di salto di qualità. Ci vuole un allenatore anzitutto capace di poter gestire la pressione di quest'anno e anche la pressione di una salvezza tranquilla l'anno prossimo. Che sinceramente ce ne sono pochi di allenatori del genere. Anche se non li ho mai visti giocare, diciamo, non ho mai visto né una partita dell'Empoli, né una partita cioè il Venezia solo quelle quattro partite contro di noi. Però devo dire che secondo me sarebbe più adatto un Vanoli. Poi per quanto riguarda la società, oggi leggevo su un noto sito sportivo che il probabile direttore sportivo sia Petrachi, ex Genoa e Torino, maestro giocatore di Serie A, soprattutto a Piacenza, dove ha fatto un buon campionato,
Cioè, parliamoci chiaro che praticamente Petrachi faceva parte di quel Venezia tutto italiano. Con i vari Vierkovud, Rastelli, poi chi c'era? Guardalben, anche, che ha, in seguito ha giocato anche a Palermo. E quindi diciamo che la stoffa per diventare un buon direttore sportivo c'è. Quindi speriamo che possa andare meglio. Io, come ben sapete, non mi piace tanto parlare di mercato, parlare di giocatori, di... Queste sono le solite chiacchiere da bar che io faccio al bar. Non mi piace a me fare dei video sul mercato, perché altrimenti diventerebbe una babele totale. Perché ogni giorno spornano nomi nuovi che poi possibilmente al ritiro precampionato nemmeno se ne vede l'ombra. L'unica cosa che mi dispiace è che giocatori per esempio come Traoré sono tornati alla base. Io se fossi al posto della dirigenza tenterei di riportarlo nuovamente a Palermo, anche perché ha fatto delle cose egregie. Certo, non pretendevamo che faceva due gol a partita, perché il ruolo non è quello. Però ha dimostrato di tenere alla maglia. E quindi io penso che sia un'ottima cosa riportarlo nuovamente a Palermo. Certo, preferirei con un contratto definitivo e non con un contratto in prestito secco. Però questo poi lo vedrà la dirigenza e il direttore sportivo, chi che sia. Quindi detto questo, per adesso vi saluto, vi mando un forte abbraccio, vi raccomando iscrivetevi. E ci vediamo per seguire o perlomeno tentare di seguire il ritiro precampionato prima della partenza del campionato. Farò un altro video dove tenterò di aggiornarvi su quale sarà l'organigramma sia organico sia anche dal punto di vista tecnico della squadra. Ma questo lo vedrò semplicemente pochi giorni prima dell'inizio del ritiro. Anche se non sarà la rosa completa, però almeno già in fase di ritiro penso che tre quarti di rosa sia al posto. Allenatore già sarebbe pure scelto, anche se sarebbe preferibile più un Vanoli, però questo si vedrà. Quindi per il momento vi saluto, vi raccomando i like, le iscrizioni e sempre Forza Palermo.